Dio non mi ha messo sulla faccia della terra perché io dovessi Gino Giuliano. Ci sono diventato. Che andiamo a scoprire, andiamo a vedere perché ci sono diventato. Mica il Signore, Dio, quando mette un bambino sulla terra, gli mette con il fucile in mano. Non lo fa questo. E lui chi me l'ha dato il fucile in mano? Chi me l'ha dato? Chi me l'ha dato? Informazioni e dettagli sulla storia della camorra e più mi sembra di sprofondare in un labirinto, dove uomini, date, eventi si toccano e si confondono tra di loro. Più cerco di fare chiarezza e di andare in profondità, e più mi sento respinto in superficie. Forse il mare non bagna Napoli, ma di sicuro per molto tempo questa città è stata bagnata dal sangue. Con Arnaldo Capezzuto a Piazza Dante. Arnaldo è un giovane cronista, sempre in movimento, sempre alla ricerca di storie da raccontare. È uno dei tanti naufraghi del labirinto, uno che ci prova ad andare a fondo, ma che si scontra contro la resistenza del territorio. In realtà ci eravamo già visti qualche giorno prima, e proprio a Forcella, a casa del boss. Ma da lì siamo stati costretti ad andarcene. Troppa gente che all'improvviso ci aveva circondato. Il nome di Luigi Giuliano, ancora oggi in quelle strade, non lo si può pronunciare. Luigi Giuliano era il boss, era uno degli ultimi boss che ci sono stati qua a Napoli. Figlio di Pio Vittorio, che era a sua volta figlio di Luigi, una dinastia. Ecco, il boss dagli occhi di ghiaccio. Come amavano chiamarlo i suoi amici e anche i suoi nemici. O re, Lovigino. Tutti i soprannomi che il figlio della dinastia di Giuliano si è guadagnato sul campo, grazie ad una sola dote. Non guardare in faccia niente e nessuno. Questo Luigi Giuliano ha comandato e ha aperto la camorra al territorio, nel senso che aveva grande consenso sociale. Ancora adesso ci stanno persone che rimpiangono gli anni in cui comandava e governava Luigi Giuliano. La violenza è un'arroganza. E l'arroganza è una violenza. Ma ci sono molte sfumature, molti significati della violenza. Perché tutti quanti avevano un lavoro, tutti quanti avevano le loro utilità, si stava più tranquilli, non c'era la droga, non c'erano scippi, non c'erano rapine, non c'erano contrasti. E lui chi me l'ha dato il fucile in mano? Chi me l'ha dato? Chi me l'ha dato? L'emarginazione, il degrado, i tabù e tante altre manifestazioni. E chi è che governa tutto questo? Ma nella società. Luigi Giuliano ha fretta di emergere, di allargare l'impero economico della famiglia. Fa leva sul suo innegabile carisma e da bravo capopopolo si circonda di uomini fidati. Il mercato del contrabbando di sigarette, avviato dal padre, è soltanto l'inizio. Ben presto si aggiungono droga, merci contraffatte, toto nero, ma anche musica e mercato della produzione discografica dei neomelodici. Lui cresce e con lui quelli che chiama i suoi amici. Perché se si arriva a uccidere un amico, se si arriva a uccidere un conoscente, se si arriva a uccidere senza motivi, se si arriva a uccidere solo per potere, significa non avere più un cuore. Io e Arnaldo decidiamo di provarci di nuovo. Il nostro obiettivo è Forcella, il cuore pulsante della vecchia Napoli.
l'arretratezza sociale, la miseria, l'emarginazione, Giuliano trasforma tutte queste ferite in un'arma. Convince gli uomini del clan che solo con le armi in pugno è possibile per loro un riscatto. Diciamo che viviamo tutti in una foresta, si è costretto ad uccidere per sopravvivere. Si è costretto a far del male per non ricevere del male. L'abitazione della mia famiglia è Giuliano. La città di Napoli lo identifica come protagonista assoluto di una fase della città e di una fase della città che, che accompagna anche una sua trasformazione innegabile. Innanzitutto è legata alla fase dolorosa, difficile che segue al terremoto del novembre del 1980, che innegabilmente, come dire, ha pesato e pesato molto nelle dinamiche e nei cambiamenti. Anche Giuliano, come aveva fatto Cutolo e come faranno tanti altri, approfitta delle macerie del terremoto del 1980. Tutta la retorica della Napoli ferita e messa in ginocchio è perfetta per esaltare il suo sogno di potere. Luigi Giuliano e la sua famiglia, come dire, hanno puntato ad acquistare consensi e non ad una politica di puro terrore nei confronti dei cittadini e delle persone che vivevano il quartiere o i territori controllati dalla propria organizzazione. Giocavo con i miei simili in un vicolo, non in una piazza, perché se c'è un qualche piazza a Napoli puntualmente ci sta Garibaldo o qualcun altro che dica che la piazza è mia e non si può giocare a pallone. Per esempio dove sta Staiola, nelle tue spalle, non è che la messa è comune. Staiola è l'aiuola che decise Luigi Giuliano, cioè, qualche ambientalista lo arriva, no? Invece costruire questa aiuola con questi altri. E qua, vabbè, ci sono tante storie che si possono raccontare. Per esempio, proprio una a metà degli anni 90, quando lui inizia a perdere potere, no? Che finalmente si trova i poliziotti in casa che lo vogliono arrestare, lui tenta il suicidio. È una cosa plateale, da un segnale di uno, quindi si soffre alle manette e quindi sta là che fa la sceneggiata, si lancia eccetera, un po' anche una grande teatralità, sì, perché lui poi alla fine, cioè, è un uomo carismatico, ma sempre lui qua c'aveva un maneggio di cavalli, molte volte quando venivano nei tribini dell'azienda all'epoca del comune, qui regalava spumante oppure regalava i dolci e chiedeva il piacere di togliere il fino da questi passi che erano tipo bassi standard. Io ho rubato perché sono nato a Forcella. Sono cresciuto tra questa gente e ho creduto che così si dovesse fare. Non sono mai stato a scuola. A proteggere me e i miei fratelli ci pensava mia madre. Se qui ci sono centinaia di famiglie che vivono con il contrabbando è perché non possono vivere in un altro modo. Se a queste persone dessero dei posti di lavoro, non avrebbero più bisogno di fare il contrabbando. È quello che dirà negli anni del pentimento ad un giornalista. Lei può benissimamente riprendere nei bassi per vedere come vivono le famiglie e quindi come vive questa gente, o meglio dire come viviamo noi. Fa scendere a tutte e fuori. Forcella è soltanto la base, ma lui guarda oltre. Sa che per mantenersi al vertice servono due cose:
una famiglia di persone unite e capacità di stringere relazioni dappertutto, persino all'estero. Luigi Giuliano, ti ho detto, un grande consenso sociale, poi c'ha tutta questa sua storia carismatica di personaggio, di persona anche che ha una sorta di storia mitica che l'accompagna, che fa opere di bene. Mio marito è molto buono, mio marito, se c'è qualcuno che sta, non può mangiare e noi abbiamo un pezzo di pane in casa, lo dividiamo con gli altri. E quindi diciamo che più che rispettato, una persona voluta bene dal quartiere, perché lui è innamorato dei vecchi, delle vecchiette del quartiere. Amo Gesù più della mia vita, ma non ho questa forza di sopportare se uno mi aggredisce. Come dire, oggi una volta esisteva il capo perché erano certi valori a distinguere la promozione del capo. Oggi quale capo? Ma dove stanno questi capi? C'era la fila fuori alla porta dell'abitazione di Luigi Giuliano. Parte della popolazione vive di illegalità, per cui in lui si riconoscono migliaia di persone che non vedono strade diverse dal vivere di illegalità. Quindi da questo punto di vista lui è un criminale che parte dall'illegalità e poi dall'illegalità costruisce il suo potere criminale. Vedi, ancora adesso, nonostante che non ha più potere, nonostante che sostanzialmente è marcato come un infame perché è un collaboratore di giustizia, però ancora c'è questo grande ossequio verso la sua persona. Cioè tu, nel senso, non puoi entrare in quel territorio con la telecamera e filmare così fischiettando la sua abitazione. Ci sono sempre questi qua che poi non l'hanno vissuto, che sono ragazzi di 20 anni, 18 anni, che vivono però nel mito di Luigi Giuliano. Proprio questa mattina la Guardia di Finanza, dopo un movimentato inseguimento sui tetti e nei vicoli di Forcella, ha arrestato il 33enne Luigi Giuliano. È il cervello operativo del contrabbando di sigarette, del traffico della droga e del commercio del denaro sporco. Giuliano era ricercato per 3 mandati di cattura, associazione a delinquere e concorso in omicidio. E durante il mio passato io ho pagato, forse ho strapagato addirittura, perché mi sono fatto 17 anni di carcere. Ora io chiedo, dinanzi alla società e alla vita, che devo fare io? Che devo fare io? Devo essere sempre vicino a Giuliano. Vi fa comodo questo? Allora fatemelo sapere. Se Cutolo poteva contare sulle migliaia di carcerati analfabeti e senza prospettiva, Giuliano è circondato dagli scugnizzi di Napoli. Lui li immagina come un esercito pronto a tutto. Perché per lo scugnizzo la mattina non esiste. Esiste solo una notte. E la sua vita è simile a un pipistrello che svolazza nei vicoli per cercare un alito di vita, per rendersi partecipe alla vita. Ma il pipistrello è simile allo scugnizzo perché un bambino o una signora o un gentiluomo che passa e non abituato a questo animale mostruoso, solo se questo animale lo sfiora con le sue ali, si spaventa da paura perché vede un qualche cosa che non appartiene alla natura. Ed ecco che cos'è lo scugnizzo: è un essere umano che non appartiene alla natura, alla società. Thank you.
Immagina la fine degli anni 60, inizio anni 70, immagina qua via Lugo. Ci stanno due ragazzini, appena 8-10 anni, che si frequentano, per una serie di cose, due ragazzini, due scugnizzi che giocano a pallone, fanno le cose che fanno a Napoli di scugnizzi. E niente, loro hanno l'abitudine di venire la sera, la mattina, quando si vedono, inaugurano la loro giornata. Uno si mette a cavalcioni qua, e questo è Giuseppe Messi, futuro boss di Rione Sanità, e l'altro è Luigi Giuliano, dall'altra parte, e si guardano e iniziano a parlare, a dialogare, e si mettono sopra questi due leoni di marmo che diventano poi il simbolo del loro sogno di potenza, diciamo. Sognano di prendere Napoli, di combattere le ingiustizie, ci sta un grande sogno proprio ideale. Ma Luigino non è ancora contento. Intrattiene rapporti di collaborazione con poteri forti e uomini della politica, ottenendo in cambio una sorta di lascia passare per Forcella. Qui decolla il business del Totonero, che a metà degli anni Ottanta rende circa 700 milioni di lire a settimana. Giuliano era il centro della camorra, tant'è vero che adesso Forcella, sullo scacchiere criminale cittadino, chi ha in mano Forcella, chi gestisce il potere a Forcella, ha un certo livello nella camorra cittadina. Sono diventato Gino Giuliano perché non ho mai sopportato certe cose che sono venute a crescere dinanzi a me, certe violenze. Ma il grande mercato di quegli anni resta il contrabbando di sigarette. I contrabbandieri trasportavano le stecche dal mare alla terraferma, introducendosi nei tombini e nelle fognature della zona del porto. Più tardi ci si cominciò a servire di barche e motoscafi, che raggiungevano in acque internazionali la nave contrabbandiera, detta Grande Madre. Il mare di Napoli era un far west. Da una parte le motovedette della Guardia di Finanza e dall'altra i motoscafi, dal motore truccato, velocissimi e quasi irraggiungibili dallo Stato. Era una sfida tra noi e la Guardia di Finanza, ha ricordato Giuliano, su chi avesse scafi più veloci. Il contrabbando era diventato un'attrazione turistica. A differenza del traffico di droga, non provocava morti. Erano anni in cui il potere della camorra era trasversale, enorme. Tutta la criminalità organizzata era in qualche modo legata ai Giuliano. Banda della Magliana, i Marsigliesi, la mafia siciliana, la mafia dell'Est Europa. Negli anni 70 stringe legami con la banda della Magliana e con gli ambienti della massoneria. Per conto di Roberto Calvi tenta una rapina alla Banca Antonveneta di Padova, che poi viene sventata. La camorra napoletana, tutto sommato, ancora nella sua attuale configurazione, per come la conosciamo oggi, sebbene siano passati 30 anni, anche di più, da quel periodo di metà fine anni 70, è sostanzialmente una creazione di Luigi Giuliano. Luigi Giuliano incarna un modo diverso di essere capo camorra, che viveva tra il proprio popolo, viveva con la propria famiglia, quindi con la moglie Carmela Marzano, con i figli, con i fratelli e i cugini. È molto ampia la stirpe Giuliano. Luigi Giuliano resta innanzitutto il capo di un clan di stampo familistico. I suoi fratelli, la moglie, i figli, tutti concorrono alla gestione del potere. Non sarà un caso che, quando nasce l'alleanza con gli altri clan per opporsi allo strapotere di Cutolo, il nome scelto per questa coalizione è Nuova Famiglia.
La cosa che mi viene in mente qui, Corso Umberto, un episodio di una ferocia assurda, una ferocia criminale. C'è il fratello, uno dei fratelli di Luigi Giuliano, che è più piccolo poi tra l'altro, si chiama Raffaele, detto Uzui, poi soprannomi criminali, che fa per punire uno spacciatore che non si attiene agli ordini del clan, che fa? Lo lega con i polsi vicino al paraurti della macchina e inizia con questa macchina a correre ad altissima velocità tutto il Corso Umberto, tutto il Corso Umberto. 7-8 volte, 10 volte sempre questo corpo che lo trascina, perché questo muore alla fine. E questo corpo viene mostrato per dire a tutti gli affiliati, a coloro i quali prendono gli ultimi, guarda, questa è la fine. Per intimorire. Per intimorire, fa rispettare le regole rigide del clan. Cioè questo uno non ha rispettato. Ma in particolare Raffaele Giuliano si è sempre segnalato per una violenza, una ferocia, rispetto agli altri fratelli, è stata sempre quella più violenta. Un altro Salvatore, Salvatore Giuliano, un altro fratello di Luigi, sì. Questo Salvatore Giuliano, detto un montone, la sua stazza fisica, però ha una mente economica, cioè lui praticamente per il clan Giuliano diversifica le attività, investe, pensa alle prospettive, prende immobili, crea delle associazioni di disoccupati, cerca di costruire una sorta di consenso sociale con l'economia, con il welfare, no? E fa tutte queste cose qua sul territorio ed ha un ruolo importantissimo all'interno proprio del clan. Considera che lui era latitante al Forcito, cioè lo cercava, no? Si trova questa volta da sacerdote e tutti quanti fanno finta di conoscerlo come sacerdote, le persone che stanno a Forcito, la seconda volta da medico, e addirittura quando sta con la valigetta da medico deve intervenire perché il signore si sente male, addirittura cioè, un poliziotto. Lui si era travestito da medico, una cosa interviene come se fosse un medico vero. Interviene come se fosse un medico vero chiamato da un poliziotto. Cioè, Forcella nasce la camorra moderna napoletana in quel periodo. La camorra moderna nasce alla fine, tra la metà e la fine degli anni 70. Da un lato il tentativo e la organizzazione cutoliana, quindi la nuova camorra organizzata, che ha il suo punto di forza nelle carceri. Luogo di elezione dell'attività criminale di Cutolo, ruolo di reclutamento e luogo di reclutamento. Dall'altra parte la figura di Luigi Giuliano che quell'organizzazione si propone di scompaginare, ci riuscirà alla fine degli anni 70, inizio anni 80, e darà luogo e creerà quella federazione, quella sigla che si chiamerà Fratellanza Napoletana. Quasi tutti la conoscono come Nuova Famiglia, ma non è questo il nome. Ovviamente l'unico obiettivo di questa alleanza è far scorrere il sangue. Il sangue è necessario al mantenimento del potere. Il sangue chiama soldi e i soldi provocano sangue. Nel 78 fonda la Fratellanza Napoletana, la futura Nuova Famiglia, per contrastare la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. La Fratellanza, nata in un basso napoletano, riunisce i Giuliano di Forcella, i Mallardo di Secondigliano, Luigi Vollaro di Portici. Ho visto il disprezzo, ho visto l'abbandono, ho visto la condanna non solo su di me, ma verso tutti i bambini che erano amici miei e che erano come me. Tra nuova famiglia e nuova camorra organizzata la guerra è implacabile. Migliaia di morti in pochi anni, vendette trasversali su figli e fratelli. Ogni giorno Napoli e provincia si risvegliano circondate dal sangue. E le televisioni di tutto il mondo registrano incredule questa mattanza, che in pochi anni ha trasformato la camorra nell'organizzazione criminale più spietata al mondo. Thank you.
oltre a questa foto che è stata quella lì più importante, più celebrata, ci sono anche altre foto che lui sta al ristorante, cioè c'era questa ostentazione, no? Questa ostentazione di potere, perché anche farsi una fotografia o frequentare Maradona anche avvalorava, diciamo, accreditava il clan. La sua carriera criminale subisce un primo stop nel 1982, quando viene arrestato per associazione a delinquere e concorso in omicidio. Nel 1983 torna in libertà provvisoria. I suoi avvocati sono riusciti a dimostrare che è cardiopatico. Nel 1984 è di nuovo in carcere e ci resterà fino al 1990. Riesce ad uscire giusto in tempo per organizzare il ricevimento per il matrimonio della figlia Gemma. Passato alla storia come uno dei più sfarzosi di Napoli, nel ristorante Le Cascine a Posillipo, 500 gli invitati. Tra un arresto e l'altro, Lovigino non disdegna di portare avanti anche la sua seconda attività, scrivere canzoni e poesie. I sociologi fanno partire il, diciamo, il rapporto tra la musica neomelodica e le organizzazioni criminali, in particolare la Camorra, più o meno nel periodo di supremazia del clan Giuliano, il clan egemone a Forcella, un quartiere del centro storico, il cui capoclan, Luigino Giuliano, detto Orre, aveva velleità artistiche, di scrittore. Ma nel mentre cresce la violenza, muore l'amore. Nel mentre cresce la megalomania, si perde l'umiltà. Nel mentre si mira al potere, si mira alla propria morte. Scriveva, a suo dire, delle poesie e è stato autore di numerosi brani neomelodici. Non credimmo ormai più a niente, ma volimmo solamente che la canza va bene. Io comunque quella canzone l'ho scritta e ho pianto. La penso e pianto. Quella canzone è parte dei miei sentimenti. Quanta cosa perduta sta città, noi stiamo qua a guardare. Uno in particolare ebbe moltissimo successo perché fu colonna sonora di un film di Capuano, Pianese Nunzio, e la canzone Chil va pazzo per te, cantata da Ciro Riggione, che all'epoca si chiamava Ciro Ricci. Sono gli anni in cui Giuliano si conquista i due soprannomi più famosi: Love Gino, per la sua innegabile capacità seduttiva, e Orre, per la sua innegabile ascesa ai vertici del mondo criminale e per la sua ferocia. Quando Luigi Giuliano, figura più rappresentativa dello schieramento criminale di quegli anni, costituisce l'embrione dell'organizzazione anticutoliana, la parola d'ordine dal punto di vista militare è: tutti i cutoliani devono essere ammazzati e non ne deve restare vivo uno ed uno solo. Mentre continua la guerra contro i cutoliani e Napoli ogni anno registra numeri da guerra civile, Giuliano continua imperterrito a curare la propria immagine, ma senza eccessi. Niente case di lusso, niente macchine sportive. Lui è il capo che vive in mezzo alla sua gente, a Forcella, che fa una vita simile a quella che fanno tutti e per questo chiede rispetto e lealtà.
clima di quegli anni è così violento da travolgere anche la vita degli innocenti. È così che muore Giancarlo Siani, un giovanissimo cronista del Mattino, il più importante giornale della città. Buonasera. Profonda emozione, orrore e sdegno. Sono questi i sentimenti che si alternano per il feroce delitto che ha stroncato ieri sera la vita del giovane professionista, del giovane giornalista pubblicista Giancarlo Siani. È un'altra terribile pagina di dolore che colpisce il sentimento civile di Napoli e della Campania. Una pagina che diventa una nuova drammatica testimonianza dei rischi che si incontrano a Napoli quando, come nel caso di Giancarlo Siani, giornalista del Mattino, non ci si vuole rassegnare al degrado sociale e si cerca di reagire con denunce non generiche. Suo fratello Paolo guida la Fondazione Polis, nata per dare sostegno ai parenti delle vittime innocenti della criminalità. Dopo la morte di Giancarlo c'avevamo poche possibilità di rimanere in questa città e di sopravvivere. La prima reazione è stata, come quella in tutte le famiglie delle vittime, di andarsene, scappare via, insomma, e lasciar perdere tutto e ricominciare da un'altra parte. Ma questo ci sembrava tradire Giancarlo, ci sembrava in qualche modo ripudiare la sua storia, il suo vissuto. Allora, quando capita un evento drammatico di un'ulteriore, una delle tante purtroppo vittime innocenti di criminalità, noi ci siamo. Questo è quello che noi con molto tatto e con molta riservatezza diciamo e ci approcciamo a una famiglia in quel momento distrutta dal dolore. Il nostro approccio è un approccio di vicinanza umana perché ci riconosciamo subito, cioè noi riconosciamo le loro lacrime, sono state le nostre lacrime. Riconosciamo il loro dolore e la loro disperazione, perché è stata la stessa nostra. Adesso con la Fondazione Polis noi offriamo anche sostegno psicologico e sostegno legale. Cioè c'è un avvocato che informa la famiglia nei momenti successivi di quello che è i suoi diritti, quello che può fare, quello che può ottenere, cioè orienta una famiglia in un momento di dolore e di disperazione assoluta. Noi abbiamo scelto quindi di rimanere in questa città e di fare in modo che il suo sacrificio, terribile sacrificio, non fosse vano. Nel settembre del 1996 la figlia di Giuliano sposa il figlio di Vincenzo Mazzarella. L'unione pone fine allo scontro che dura da 15 anni tra i due clan e consente il controllo dei quartieri che vanno da Portici a San Giovanni a Teduccio. Ma Lavogino è il grande assente. Si è reso latitante per riflettere sul suggerimento del suo avvocato, Anio Arcella, di consegnarsi alla giustizia. Il 20 novembre del 1996, Orré si consegna ai carabinieri. Pochi giorni dopo, il suo avvocato, mentre a bordo della sua auto, viene affiancato da due motorini e crivellato di colpi. Sì, questa è un'altra vicenda molto particolare. Infatti, secondo me, anche questo omicidio tragico, perché tra l'altro fu ammazzato a pochi metri da Piazza Dante, al museo. Lui stava tornando a casa, una moto si affianca coi killer, iniziano a sparare contro questo avvocato, la macchina perde il controllo, l'avvocato della macchina, che ormai è morto, e addirittura entra dentro un negozio d'abbigliamento qui al museo. E lì, perché Anio Arcella aveva percepito col suo cliente, che poi ormai era diventato un amico di Luigi Giuliano, che lui, non dico che si stava arrendendo, però che dava dei segnali quasi di aver capito, cioè che forse era la strada sbagliata, quella della Camurra. I motivi del pentimento di Luigi Giuliano sono legati a quello che è accaduto, anzitutto nell'ambito familiare. E quindi all'interno della famiglia di Giuliano, in particolare il fratello Raffaele Giuliano, quella che è stato sempre un po' quella più violenta, più criminale della famiglia, fotografa questo atteggiamento strano di questo avvocato e quindi alla fine inizia il sospetto.
Quindi lui ordina l'omicidio di Ani Arcella. Per giustificare questo omicidio, agli occhi del clan, addirittura c'è qualcuno che sussurra che forse era nata un'amicizia particolare tra Carmela Marzano, cioè la moglie di Luigi Giuliano, e questo avvocato. Poi dopo successivamente ancora un'altra voce che ad esempio questo avvocato faceva strani giochi, invece la verità era una sola, che questo avvocato giustamente, professionalmente, aveva capito che Luigi Giuliano voleva cambiare vita e quindi gli stava consigliando, gli stava scavando il sentiero per metterlo sulla strada di collaborare con la giustizia. Il 7 novembre 2002 l'annuncio che lascia sgomente moltissime persone. Luigi Giuliano. Nel 2001 inizia ufficialmente la collaborazione con i magistrati. Si pente perché sostanzialmente lui ha capito che ormai è finita un'epoca, è finita un'era, cioè ormai non c'è più quella forza sul territorio, quel consenso, diciamo, non consenso sul territorio a livello sociale, consenso anche nei tavoli, nelle varie accordi della Camorra, non c'è più quel peso criminale che aveva. Quindi si pente, inizia a collaborare con i magistrati e inizia a parlare e dire delle cose, perché poi ha una memoria storica di un pezzo importante della storia criminale italiana. Luigi Giuliano è entrato in galera, se non ricordo male, a fine 1996. E a quel punto, siamo nel 2002, ha cominciato a scontare per la prima volta in modo significativo un periodo lungo di detenzione. È un detenuto che è in regime di 41 bis, quindi un regime detentivo duro. Quello che è accaduto però in precedenza è sostanzialmente lo sfaldamento della famiglia Giuliano come famiglia di tipo criminale e di governo del territorio. Nel 1998 iniziano contrasti molto forti fra i membri della famiglia Giuliano. I fratelli hanno iniziato a collaborare e Luigi Giuliano decide di fare una scelta di collaborazione, che io credo, avendo, come dire, raccolto le sue dichiarazioni, seguito la sua collaborazione, fatto le indagini su quelle dichiarazioni, sia stata una scelta sincera, autentica. Nonostante la dinastia sia praticamente estinta, la scia di sangue che hanno creato è continuata anche dopo il pentimento di Lovgino, travolgendo altre vittime innocenti, come quella di Annalisa Durante. La vicenda di Annalisa Durante è uno spartiacque, nel senso che quando ancora ho in testa le voci, le grida del funerale di Annalisa Durante, quando esce questa bara bianca con il corpo di Annalisa Durante e le persone iniziano a gridare slogan contro la Camorra, cioè lo stesso popolo che ha amato, che ha onorato, che ha portato sugli altari, diciamo, del mito la famiglia Giuliani, inizia a rivoltarsi contro quel tipo di Camorra. Quindi inizia a dire per la prima volta, inizia a dire fuori la Camorra del rione Forcella. Annalisa Durante, 14 anni, viene uccisa a Forcella durante uno scontro a fuoco tra alcuni killer in sella a una moto e Salvatore Giuliano, all'epoca 19enne, nipote di Luigi Giuliano. L'omicidio di Annalisa Durante avvenne sempre per uno scontro tra gruppi, sottogruppi. In particolare c'era
c'era Ciro Giuliano, detto Barone, che era un cugino di Luigi Giuliano, che è stato sempre quella più intransigente della famiglia, quella che dice Forcella è per un destino antropologico di Giuliano, quindi tutte le invasioni di campo lui le puniva, quindi organizza un gruppetto e si contrappone al potere sempre di Mazzarella e prende un suo nipote, Salvatore Giuliano, omonimo dello zio e anche del bandito Giuliano sostanzialmente, e lo utilizza come suo guardaspalle. E purtroppo con un cognome come quello che c'ho pesa in tutti i sensi. Questo Salvatore Giuliano diventa l'obiettivo degli uomini di Mazzarella, perché dicono ma che vuole sto giovanotto, che deve fare? Quindi gli dobbiamo dare una lezione, perché colpendo lui diamo un segnale allo zio Ciro Giuliano. Quindi organizzano questo agguato, era di sabato, perché il 27 marzo del 2004 era un sabato, giocava il Napoli di sabato, quindi tutte le persone stavano a vedere la partita di calcio, quindi Forcella era vuota, sta Annalisa che sta sotto il balcone di casa e sta organizzando con le sue amiche per capire la domenica che cosa doveva fare. Quant'anni aveva? 14 anni, appena 14 anni. E quindi alla fine, mentre stavano parlando, così stavano discutendo, questo gruppo di fuoco subentra dal lato alto di Forcella e ha come obiettivo Salvatore Giuliano, che sta proprio passando in quel momento, perché si apprestava ad andare in un locale, in discoteca, armato, e quindi c'è questo scontro a fuoco. E voce dicevano quelle... se l'ha messo come scudo. E chi gli ha detto questo? Lo dicevano tutta la gente. Non lo so, dicevano che è morta l'analista perché se l'ha messo come scudo. Salvatore Giuliano si lancia verso il marciapiede e si nasconde dietro una macchina. Nel frattempo le amiche, tra cui anche una cugina, Annalisa Durante, trovano rifugio all'interno di un atrio di un palazzo. Annalisa Durante resta paralizzata dalla paura, dal terrore. Lei ha riferito anche che Salvatore Giuliano si sarebbe fatto scudo di Annalisa? Sì. E questo come l'ha saputo? Sentendo dalle persone, perché ripeto, non ero presente. E quindi resta là ferma, bloccata. E nel frattempo questo Salvatore Giuliano prende la pistola e inizia a rispondere al fuoco. Un colpo di pistola colpisce Annalisa Durante all'occhio e quindi gli devasta il cervello. La ragazza cade a terra in una pozza di sangue. Scende il papà, Giovanni Durante, da casa, la trova là, sanguinante, sviene. Io scendevo solo il giorno di sabato solo, appena un po' sotto a Palazzo Nostro. E lei non sa nulla di come sua figlia è stata ferita e da chi? Non pensavo proprio che stava ferita, mi pensavo che era andata con la testa a terra solo, ho trovato la mano più di sangue, non mi ricordo nient'altro. Poi si ritrova in ospedale con sta ragazza che ormai è in coma, 3 giorni di agonia e muore, e la famiglia di Annalisa Durante decide poi l'espianto degli organi. Quindi 7 persone dalla morte di Annalisa Durante inizieranno a vivere con questi organi. Ti ha fatto scudo a Annalisa? Chi ve l'ha detto? No, Guaglio. Si chiama Teresa Durante. Lei la chiama Guaglione perché è più piccola di lei, è giusto? È sua nipote. Sì. È sua nipote. È mia nipote. Esatto, perciò. Allora, questa cosa l'ho detto soltanto perché giù, quando io sono scesa, voci dicendo delle persone, perché c'era un casino, un macello, quella dicevano questo. Solo perché ho sentito, ma non perché ho visto. Salvatore Giuliano si è fatto scudo di Annalisa. Io l'ho agito tanto. Subito, nel mio... Subito, immediatamente, strillai, Salvatore Giuliano si è fatto scudo di Annalisa. Teneva voglia un'annanza. Ma è stato un suo pensiero o lei l'ha visto materialmente? Sì, sto dicendo, l'ha già visto. Luigi Giuliano adesso, lui è attualmente un collaboratore di giustizia, quindi a disposizione dell'autorità giudiziaria e partecipa ai processi. E siamo in una località segreta, sotto falso nome, insieme alla moglie. E ha pagato un prezzo, anche lui ha pagato un prezzo, tant'è vero che un figlio, Giovanni Giuliano, un suo figlio, fu ammazzato dalla camurra, perché appunto ancora i racconti che fa Luigi Giuliano, che sembra una camurra così lontana rispetto alla camurra attuale, danno ancora fastidio, cioè sono ancora elementi che inguaiano dei boss. E quindi per, come se fosse una vendetta trasversale, hanno ammazzato questo fratello, oltre ad avergli ammazzato un anno dopo la morte di Annalisa Durante Nunzio Giuliano, l'altro fratello che si era dissociato, era ammazzato a Via Tasso il 21 marzo, proprio l'anno successivo alla morte di Annalisa Durante. Quindi praticamente la camurra i conti non li chiude, cioè la camurra sta là e i conti li deve far pagare fino alla fine.